Io sono Michi De Ruvo, sono un giornalista, dirigo una web TV ad azionariato popolare che si chiama Tu Puglia TV e ho il compito di coordinare questa serata. E questa serata, questo evento, l'evento dell'accensione dell'installazione e quindi della premiazione delle scolaresche e poi del concerto, è organizzato da SICME Energy e Gas. SICME è una società che è alternativa a chi fornisce energia elettrica e gas, con grandi vantaggi. Uno fra tutti, per esempio, è il non pagamento del canone. E ha organizzato il canone TV e ha voluto promuovere questa serata aspettando San Valentino. Io chiamo per un saluto veloce sia l'amministratore delegato della SICME, Pierluigi Punzi. SICME, vi ricordo che è a Piazza Massari, potete rivolgervi lì. Pierluigi Punzi, prego, vieni Pierluigi. Buonasera a tutti, sono molto contento. Intanto un grazie di cuore al Comune di Bari che ha permesso questo evento. Abbiamo il grande privilegio di avere Carla Palone vicino, che anzi la vorrei accanto a me, perché devo dire che senza il suo aiuto tutto questo non sarebbe stato possibile. Spiega anche chi è Carla Palone, che è assessore al commercio. Questa statua oggi vorrei un po' spronare gli animi di ognuno di noi. Io ho voluto accendere il cuore in ossequio a quello che un po' la SICME tratta energia. Quindi energia del bacio è una cosa positiva, quindi io vi invito in una maniera simpatica a scambiarvi un bacio, perché è in effetti quello che oggi ci manca, visto che siamo abituati a scriverci su Facebook, tramite mail, tramite WhatsApp. Se è meglio che il bacio lo do. Eh no, questo devo darlo io, non vale. E quindi è bello tornare indietro alle cose semplici. Prendetevi in effetti per mano e datevi un bacio. Carla, ti posso dare un bacio? Tua moglie però, Tocca a me? Sì, buonasera a tutti. Io ringrazio Pierluigi per quello che fa per la città, perché non è solo la scultura che vediamo oggi, ma lui ha illuminato Piazza Massari per il periodo natalizio. Quindi quando un imprenditore dedica tempo, energia, denaro per la propria città, è amore. Quindi l'amministrazione non può far altro che sposare, visto che usiamo questi termini amorosi, questi imprenditori, che invitiamo comunque a fare azioni di co-marketing con la città. L'amministrazione è pronta e vi dà sempre il benvenuto, e questa insomma è la dimostrazione che solo insieme istituzioni e privati possono donare e fare qualcosa di bello della città. Poi io dico sempre che il bello scaccia il brutto, quindi riprendiamoci le piazze come la SICME ha fatto, insomma, donando, ripeto, valore a quello che fa, quello che fanno i propri dipendenti, solo esclusivamente per la città di Bari e per i baresi. Quindi io ti ringrazio di cuore, buon San Valentino a tutti. Penso che adesso dovremmo accendere. Sì, no, infatti vogliamo accenderlo, però non prima di aver detto un grazie alla società che ha creato questa splendida struttura, che è la RBR Light, che sono degli artisti, sono degli artigiani, quindi veramente bravi. Ci avviciniamo tutti, accendiamo e poi. Sì. Eccola lì. San Valentino. Bene. Dopo l'accensione, a fianco dell'accensione, spiego un attimo come si svilupperà la serata. La serata prevede prima la premiazione di alcune scolaresche, perché c'è stato un concorso per i bambini delle scuole elementari di Bari che hanno aderito al tour organizzato dalla società di Trenini City Tour di Bari. Il responsabile, l'ho visto prima, è Felice Amodio. Questo tour si è sviluppato nel mese di dicembre. Ecco, grazie Felice. Felice Amodio. Grazie e buonasera a tutti. In collaborazione con una società che si occupa di bellezza e amore, altrettanto abbiamo fatto nel periodo natalizio con i bambini.
La SICME insieme a noi ha prodotto un programma per il quale i bambini delle scuole di Bari hanno partecipato a un tour che li portava a visitare i presepi e anche una gran parte del borgo antico di Bari che tanti pensano di conoscere, ma in realtà poi conoscono soltanto quando magari approfonditamente noi li accompagniamo. Unendo il gioco alla poesia, i bambini poi, dopo aver visitato i presepi, hanno fatto dei disegni, li hanno preparati e i disegni più belli questa sera saranno premiati sempre per merito della società SICME, che darà loro un dono, e spero che nell'ambito della bellezza questo programma si possa ripetere fino a quando il bello ci sarà, e speriamo che questo succeda sempre. Noi non facciamo parte di questa bellezza perché ormai siamo in ritardo. Va bene, ti auguri per la tua bellezza. Grazie. Grazie Felice, grazie. Quindi Felice, devi dare la targa. Questa è la targa che ti dà. Per me? Sì, è la targa che ti dà. Grazie. Oh, dovrebbe essere presente il vicepresidente di Spacca Bari, il Tony Matera, con Tommy Capriati. Ci sei? Il vicepresidente di Spacca Bari con Tommy Capriati. Sì. Vuoi dire qualcosa? Felicissimo di far parte di questo evento. Noi abbiamo fatto una mostra di presepi il periodo di dicembre e abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere tutti i bambini della città. Non vediamo l'ora di scoprire quello che hanno fatto di bello con i loro disegni. Grazie. Ecco, dimmi, questo è per voi, sempre offerto da SICME. Tommy, dito due parole stavolta. Niente, noi ringraziamo la SICME perché ci ha coinvolto in questo programma, in questa iniziativa. Fare presepe significa fare capanna, cioè quindi dedicare nel cuore di tutti noi un posto alla natività, segno religioso che ci distingue in mille situazioni. Quindi è bello che questo sentimento, questo amore religioso e artistico inizi già da piccola età con l'espressione anche del disegno. Grazie a tutti voi e speriamo che il Natale, diciamo, nel tempo possa conservare gli stessi sentimenti e le stesse emozioni che ci dona tutt'oggi. Grazie Tommy. Allora, i bambini hanno consegnato un disegno da loro realizzato raffigurante il presepe, visto con i loro occhi. C'è quindi una premiazione di questi alunni vincitori di questo concorso che si chiama Disegna un presepe. Le scuole di Bari selezionate sono state tre: l'Istituto Margherita, l'Istituto Madre Clelia Merloni e l'Istituto Santa Teresa Cuore Suore del Sacro Costato. Io chiedo ai rappresentanti di questi tre istituti di venire qui. È perché sarà consegnato il libro del presidente di Spacca Bari ad ogni responsabile di istituto. Vi siete? Ci siete i rappresentanti dell'istituto? Ecco la suora. Lei è suor? Suor Nunzia. Suor Nunzia di che istituto? Santa Teresa. Bene. Quindi c'è la consegna del premio. Vabbè, formalmente li diamo adesso a lei, poi vediamo gli altri. Oh, io spero ci siano anche i bambini, perché i disegni da premiare, dicevo prima, sono due per ogni istituto. Di seguito qui l'elenco dei nominativi di questi alunni. Simone Giannini, della classe quinta, sezione A, Istituto Madre Clelia Merloni, è qui? C'è Simone Giannini? Non lo trovo. Andiamo avanti. Diana Prezioso, della classe 2, sezione B, Istituto Madre Clelia Merloni, eccola. Ciao Diana. Ciao.
è impacciata. Perfetto. Ecco, ancora Guglielmo Zanoni della classe quinta sezione B, Istituto Margherita. C'è? Lo ritira lei. Paola Zippitelli della classe quinta, Istituto Santa Teresa. Quarta A, Istituto Margherita. Paola Zippitelli, ha ragione, è scritto giusto qui. Paola Zippitelli. Ecco Paola. Ecco Paola. Questo è per te, questo è il libro dell'associazione e il calendario. E grazie Paola. Grazie. Tanti auguri. Tanti auguri Paola. Oh, ogni bambino poi riceverà dalla Sigma Energy e Gas un buono di 100 euro. Per cui, insomma, è una cosa bella. Successivamente alla premiazione, a questa premiazione, c'è il concerto. Il concerto è del famoso Coro del Faro, diretto da Paolo Lepore. Ci sono, prego, manca una scuola? Ah, Sara Lastilla della classe quinta, Istituto Santa Teresa. Ciao Sara. Ok, finito allora. C'è ancora un altro? Ah, Nicolas Carofiglio. C'è Nicolas? Eccolo Nicolas. Ciao. Nicolas Carofiglio della classe quarta e dell'Istituto Santa Teresa. Auguri, auguri. Possiamo procedere? Perfetto. Dopo la premiazione, dicevo prima, il concerto del Coro del Faro diretto da Paolo Lepore con i musicisti della Jazz Studio Orchestra e alcuni solisti, fra cui Stefania Di Pierro, Antonio Casagrande, Maria Grazia 32, Giulia Calfapietro e Fabio Lepore. Bene. Spero che sia tutto pronto e si può iniziare questo concerto. Grazie e buon divertimento. Chiamo il direttore, Paolo Lepore. Paolo Lepore, che dirige il coro, i musicisti e i solisti. Vai Paolo. We'll be right back.
il coro del Faro. Maria Grazia 32 e il coro del Faro, il coro del Faro. Guardate che questo nostro intervento lo facciamo con molto piacere, con molto entusiasmo e innanzitutto lo facciamo per far esibire questo coro, che è un coro fatto di professionisti di vario genere, così come siete voi, di un pubblico molto vario, quindi dai bambini ai più grandi, dove potete partecipare anche voi, se chiedete, abbiamo i nostri responsabili, quindi vi aspettiamo, se volete cantare, volete partecipare. Loro cantano, studiano e insomma è un risultato, c'è, come potete ascoltare. Il coro del Faro! Ed ora vi facciamo ascoltare, beh, un capolavoro, e ce lo fa ascoltare, ce lo canta insieme al coro, il baritono Antonio Stragapede. Con me, mia luna, tu sei qui con me,
mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Grazie. Antonio Stragappede. Grazie, grazie a tutti, benvenuti. Grazie maestro. Ed ora ascoltiamo un capolavoro. Siamo alle spalle di Santa della Vallisa, che è una chiesa bellissima. Siamo alle spalle con l'abside qui con noi. E vogliamo dedicare un brano, ce lo canta Stefania Di Pierro. Stefania, vieni. Questo qui. Ed è un brano molto bello dove vi inviteremo a cantare e a partecipare a mo' di preghiera. Grazie Paolo. Buonasera. I heard it was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for lover, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major league, the baffled king composing hallelujah. But you need the proof. You saw a beauty on the roof, a beauty and the moonlight about you. Yeah. Shaded you a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. But all I have left
Cambia il bene, cambia il male, cambia quello che profondo, cambia il modo di pensare, tutto cambia in questo mondo, cambia il vento di anno in anno, e il pastore cambia il gregge, e ogni cosa sta cambiando, perché segue la sua legge. Quando va di mano in mano, il gabbiano cambia il nido, cambia il sogno di ogni amante, cambia strada il camminante, quando vuole andare lontano, e siccome tutto cambia, che io cambi non è strano, cambia, tutto cambia. Cambia, tutto cambia. Cambia, tutto cambia. Cambia, tutto cambia. Cambia il sole e la sua corsa nel silenzio della sera, e ogni inverno si riversa nella verde primavera. Cambia il manto della fiera e lo sguardo di chi è anziano, e siccome tutto cambia, che io cambi non è strano, ma non cambierà il mio amore, perché io che cambio sempre non potrò dimenticare la mia terra e la mia gente. Cambia, tutto cambia. 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 Tutto, tutto cambia. Tutto cambia. Cambiamenti in meglio. Grazie. Stefania Di Pierro. Lei è una nostra corista e si chiama Mara Di Monte. Ma no. Ma sbaglio sempre, ma io lo faccio apposta.
Mara Di Bari. Allora Mara, il tuo cognome gentilmente? Ah, Di Turi. Beh, insomma, siamo in zona. Mara Di Turi, lo faccio sempre scherzo. Mara Di Turi soprano ci fa ascoltare un capolavoro tratto sempre da West Side Story, I Feel Pretty, per soprano e orchestra. Mara Di Turi! Eccolo, l'ho beccato, Pietro. No, aspetta, lo mettiamo qua. Mara Di Turi. Va bene, bene, va bene. Maria Grazia 32. Stefania Di Pierro. Antonio Stragapede. No, 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 il coro del faro, il coro del faro. Bravi! Allora grazie Sikme, grazie sì. A tutti quanti voi, auguri. Auguri e buona domenica. Let the sunshine, let
Grazie. Paolo Lepore. Bravo.